Ma Palau è in Sardegna o in Oceania? Con questo video voglio finalmente risolvere questo dubbio. Voglio dare una risposta a questa domanda che vi siete sempre fatti. La verità è che sono due posti diversi. Esistono due Palau nel mondo. Uno è un comune della Sardegna e l'altro è uno stato dell'Oceania. Uno è un posto paradisiaco con un mare incredibile. E l'altro pure, perché da questo punto di vista sono molto simili effettivamente. Ma partiamo parlando della nostra Palau, della Palau italiana. Ci troviamo a nord della Sardegna, in provincia di Sassari, in un comune che ha circa 4.000 abitanti. Ci sono diverse ipotesi sull'origine del nome Palau, potrebbe derivare da Parau, che in spagnolo voleva dire riparo e che quindi indicava Palau come un posto riparato della costa. Oppure un'altra ipotesi è che il termine Palau significasse palude secondo le fonti orali. E un'altra ipotesi è che i carbonai toscani chiamassero la zona Palaia, a indicarla come un luogo che ha molte piante per pali di ginepro. Insomma, non si ha una sola idea sull'origine del nome. Ma quello di cui posso parlarvi sono le spiagge di Palau, che sono alternate da tratti di costa granitica e sono circondate dalla macchia mediterranea tipica della Sardegna, con il mirto, i pini marittimi, l'olivastro. Non dirò niente sul mare, lascerò semplicemente parlare le immagini e voglio però concentrarmi su altre cose meno conosciute, perché Palau non è solo mare. Una delle attrazioni più famose di Palau, se non la più famosa, è la Roccia dell'Orso, una collina granitica di 122 metri che ha la forma di un orso, ovviamente, se no non l'avrebbero chiamata così. La roccia è stata modellata dagli agenti atmosferici in modo del tutto naturale e quest'orso è diventato poi anche lo stemma comunale. Oltre a questo, il comune è estremamente ricco di storia, si trovano alcune delle tombe dei giganti della Sardegna e in particolare quelle di Limizzani e di Saiacciu. Tagheso, Pasaghella, Parrazzanna, Apino, Gusunilla, Fassina, Cassacarragno, Franco, Parrignalala. Che appartengono alla civiltà nuragica. Parliamo di una civiltà che si è sviluppata nel 1800 a.C., antichissima. E nei pressi di Limizzani si può vedere il nuraghe Luchia e i resti di un villaggio preistorico. Ma la storia di Palau non è solo antica. Nel 1793 si stava combattendo la guerra tra la Nuova Repubblica e il Regno di Sardegna e un giovanissimo e non ancora imperatore, Napoleone Bonaparte, provò a occupare la Maddalena, ma venne respinto dai marinai e dai pastori della zona, guidati dal maddalenino Domenico Millelire, e la battaglia si svolse proprio sulle coste di Palau. Mentre nel 1943 ci fu il bombardamento dell'incrociatore Trieste da parte degli inglesi e degli americani, che provocò circa un centinaio di morti. Insomma, la storia non manca a Palau, quindi se doveste andarci in vacanza, oltre ad andare al mare, sapete cosa vedere. Ma ora andiamo dall'altra parte del mondo per parlare dell'altra Palau, che non è un comune ma un vero e proprio stato, uno stato insulare dell'Oceano Pacifico, che si trova in Micronesia, una delle regioni dell'Oceania, 500 km a est dalle Filippine. Ha 18.000 abitanti che sono sparsi per tutto il territorio, che è composto da più di 500 isole. 500 se contiamo anche tutte quelle disabitate e piccolissime, quelle abitate sono molte, molte di meno. La capitale è Nerulmud ed è la capitale con meno abitanti al mondo, ne ha solo 401. Ne avevamo già parlato nel video sulle capitali con i nomi più assurdi, più impronunciabili. Andatevelo a vedere perché questa capitale qua è semplicemente assurda, è stranissima. E a proposito di nomi impronunciabili, la capitale si trova sull'isola Babeldaob, che è l'isola principale, che con i suoi 331 km² occupa il 70% di tutto il territorio, perché Palau ha un'estensione di 459 km². I primi abitanti di Palau arrivarono circa nel 1000 a.C. dall'Indonesia, mentre gli europei la scoprirono nel 1593 grazie all'esploratore spagnolo Ruy López de Villalobos. Gli spagnoli colonizzarono l'isola, che poi venne venduta alla Germania, poi occupata nel Giappone durante la Prima Guerra Mondiale, poi durante la Seconda venne data agli Stati Uniti, che la tennero tra i propri possedimenti fino al 1994, l'anno dell'indipendenza di Palau. E questa sua storia si riflette anche nelle lingue ufficiali che ci sono adesso,
che oltre al palawano, che è una lingua che parlano solo lì, c'è l'inglese e il tedesco e il giapponese. Il tedesco e il giapponese solo in due isole, però. Il nome Palau trae origine da un mito, il mito del dio Chuab. Secondo questo mito, gli uomini avevano legato Chuab e stavano preparando una pira sotto di lui per bruciarlo. Lui gli chiese cosa stessero facendo e loro dissero che stavano solo accendendo un fuoco. E allora il dio Chuab rispose O Melau, ovvero mi state ingannando, che poi divenne Belau e poi Palau. Secondo questo mito, il corpo bruciato di questo dio creò l'arcipelago, mentre secondo un'altra interpretazione deriva da Aibebelau, che vuol dire favola nella lingua locale. E un'altra ipotesi invece crede che, visto che nella lingua indonesiana Palau significava isola, Palau vuol dire isola, cioè hanno chiamato l'isola isola. Ma cosa si può vedere in questo posto paradisiaco? L'attrazione principale sono le Rock Islands, 300 isole che sono per lo più disabitate e hanno questa forma a fungo a causa dell'erosione e che formano un vero e proprio paradiso terrestre. Su una di queste isole, sull'isola Ail Malk, si trova il Jellyfish Lake, il lago delle meduse, un lago appunto abitato da migliaia e migliaia di meduse, e la particolarità è che questo lago comunica col mare attraverso delle fessure sotto la roccia, che però lo rendono comunque isolato perché può passare solo l'acqua, ma non altre forme di vita. E quindi le forme di vita in questo lago sono uniche al mondo, come la sua specie principale, ovvero le meduse d'oro, che tra l'altro hanno i tentacoli che non urticano come tutte le altre meduse, proprio perché si sono evolute in questo lago qua, nel loro ecosistema, isolato da tutto il resto. Questo era tutto per oggi. Come al solito nella descrizione potete trovare un link per Amazon con cui potete supportarmi acquistando qualsiasi cosa senza spendere nulla in più. Oggi che cosa ho messo come oggetto? Ci sono ben due oggetti, ovvero le due bandiere dei paesi di cui abbiamo parlato oggi, la bandiera della Sardegna e la bandiera di Palau. Ci vediamo al prossimo video.